Dopo il sit-in di martedì scorso a Palermo, che ha visto scendere in piazza 250 lavoratori dell'IRSAP e i segretari regionali della CGIL, CISL e UIL per chiedere lo sblocco dei fondi necessari al pagamento di 4 mensilità arretrate e la proroga dei precari, i sindacati esprimono titubanza sulle soluzioni prospettate dall'assessore regionale alle attività produttive, Mariella Lobello, ossia la proroga dei precari per 4 mesi e il pagamento degli stipendi attraverso la società Resais, preservando così le somme dall'aggressione di eventuali creditori. Difatti l'IRSAP istituito con la legge regionale 8 del 2012 è rimasto una scatola vuota e ad oggi è senza governance né è dotato di pianta organica. Inoltre 10 milioni di euro stanziati nella legge finanziaria dalla regione non sono sufficienti per pagare gli stipendi ai 357 dipendenti degli ex consorsi industriali che ammontano a 13,7 milioni di euro. Quello che ha prospettato l'assessore può accontentarci a metà, di certo dobbiamo vedere come questa norma verrà attuata, che percorso prenderà e poi decidere se effettivamente è quella la via da percorrere. Di sicuro alla base di tutta questa vertenza va affrontata la riforma dell'IRSAP che non è stata attuata. Ricordiamo che la legge numero 8 del 2012 aveva istituito l'IRSAP e a tutt'oggi ci troviamo di fronte a un istituto senza governance e senza pianta organica, quindi di fatto un istituto che riceve i finanziamenti dalle regioni e li dà a dipendenti che non ha impianto organica. Quindi le richieste del sindacato sono indubbiamente essenzialmente quello di portare a fine la riforma, di attivare i processi di stabilizzazione dei precari e di prevedere nel bilancio della regione capitoli di bilancio destinati solo per il personale, quindi il stipendio personale, e capitoli per la gestione dell'ente, perché a tutt'oggi, nonostante il finanziamento di 10 milioni di euro stabilito in finanziaria, non è questa somma sufficiente per soddisfare sia le retribuzioni del personale che le somme per la gestione dell'ente.